ritroviamo in compagnia di Random. Ciao Manuel, benvenuto. Ciao, grande. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto a posto, grazie. E tu? Molto bene. Sono molto contento di fare questa chiacchierata. Altrettanto, Manuel. Io inaugurerei questa, appunto, intervista partendo dal tuo nuovo EP, Montagne Russe. Sì. Quali salite, quali discese e quali curve paraboliche hai voluto inserire in questo lavoro? Allora, abbiamo cercato di creare una giostra perfetta, una giostra che non ha troppe discese, non ha troppe salite, non fa paura troppo a tutti. Quindi è una giostra per grandi e piccini, diciamo, non è una giostra per persone spericolate, ma neanche troppo per bambini. È una giostra completa, secondo me, è una giostra di cui sono tanto fiero e a cui ho lavorato tantissimo, come se fosse un parco giochi, solamente è una giostra. E quindi è un progetto che abbiamo creato in una settimana. Le canzoni inedite sono state tutte prodotte, registrate e scritte in una settimana. Quindi abbiamo fatto un po' le cose di corsa perché non avevamo tanto tempo materiale. E quindi è stato un po' di corsa. Però all'interno ci sono tutte le mie insicurezze, tutte le mie paure, tutte le mie esperienze positive e tutto questo anno di carriera, diciamo, da Chiasso fino a Bravo Ragazzo. Infatti Chiasso, Rossetto, scusa, erano pezzi che già conoscevamo. In più ci sono altri 5 inediti e 3 prestigiose collaborazioni. Cosa aggiungono questi nuovi brani e queste collaborazioni con Amy Skill, Car Brave e Ernia? Aggiungono, penso, il lato che mancava, ovvero la fusione tra generi, il fondersi per creare nuova musica, che per me è un concetto veramente importantissimo, è uno dei più importanti proprio nella musica, il fatto di condividere la propria arte con altre persone che hanno questa passione in comune. E è stato fantastico collaborare con degli idoli comunque che ho sempre ascoltato e che fino a un anno fa non avrei mai immaginato di poter collaborare con loro, e quindi è una cosa fantastica, è una cosa fantastica ed è una cosa che serviva ed era necessaria per dare a queste montagne russe tutto ciò che serve per renderle divertenti. A livello musicale le sonorità sono ben evidenti, chiare e soprattutto interessanti, frutto dell'abile lavoro e ormai rodato dall'inizio con il tuo producer Zenith. Che tipo di ricerca c'è stata dal punto di vista sonoro? Guarda, noi siamo dei tipi molto che vivono la musica a pelle, a istinto, e la musica ci piace tanto, ascoltiamo tanta musica e i nostri pezzi arrivano sempre senza che dobbiamo ricercare delle sonorità particolari, perché quelle sonorità risuonano in noi ed escono al momento giusto, ecco. Quindi è tutta una cosa molto a pelle, tutta una cosa molto di passione e amore, non molto studiata, ecco, non ci mettiamo le ore a scegliere il genere della nostra canzone. Avviene in studio, molto distinto in studio di registrazione. Avviene in studio, avviene mentre lui sta creando una base e io mi metto a scrivere una canzone. Non c'è una ricerca vera e propria di quello che vogliamo fare, molto lo facciamo e basta, ecco. Ok, per quanto riguarda la scrittura invece, pensi di aver raggiunto una piena consapevolezza e padronanza del tuo linguaggio oppure ci sono dei lati che ti piacerebbe sperimentare in futuro e perché no anche approfondire? Allora, io sono uno molto versatile, mi piace fare qualsiasi cosa. Ho acquisito una grande consapevolezza di quello che faccio e di quello che so fare. Ho capito che comunque la dote della scrittura non è una dote che hanno tutti. Quindi, quando ho capito questa cosa, ho dato molto valore ancora di più a questa mia dote e cerco di renderla al massimo proprio, di arrivare all'apice di questa dote. Quindi cerco di fare sempre tante cose, di tenermi sempre allenato e di scrivere tanto, sempre con tanta responsabilità, perché comunque da quando i tuoi pezzi da 10 persone iniziano ad ascoltarle 100, poi 1 milione, poi 2 milioni, devi comunque renderti conto di quello che scrivi e pensarci 2 volte, perché i messaggi vengono appresi, capito? Le persone che ascoltano, vuoi o non vuoi, rimangono influenzati da quello che dici, da quello che tu trasmetti nelle tue canzoni. C'è una responsabilità molto grande.
Amici speciali continui insieme per l'Italia è stata l'avventura televisiva appena conclusa che ti ha permesso di arrivare al pubblico trasversale, certo. Anche ai cosiddetti non frequentatori abituali del web. Certo. Ti chiedo, cosa ti ha lasciato questa esperienza e soprattutto se hai la percezione che il tuo pubblico in qualche modo sia cambiato o perlomeno allargato nelle ultime settimane? Allora, sicuramente il mio pubblico si è allargato perché quando vai in televisione, vuoi o non vuoi, cioè ti vede tutta l'Italia, cioè poi io ho visto gli ascolti comunque di ogni puntata, c'era veramente ma numeri esorbitanti di gente a guardare, quindi sicuramente il mio pubblico è cambiato e si è esteso, però penso che a grandi linee sia lo stesso perché, cioè non lo stesso nel senso le stesse persone, ma dello stesso genere, con gli stessi interessi e le stesse cose che gli piacciono, ecco, la sincerità, la purezza, l'amore, le emozioni, comunque sono tutte persone molto sensibili sotto questo punto di vista. L'esperienza d'amici è stata fantastica, ho combattuto contro le mie paranoie, le mie ansie e tutto quello che, cioè, sono entrato al 100% nel mondo dei grandi. A 19 anni stare in TV non è una cosa da tutti, in un programma dove sei tra virgolette protagonisti, perché eravamo tutti protagonisti di una grande avventura, di una grande cosa di beneficenza, quindi essere protagonista di una cosa così grande a 19 anni, senza aver mai fatto scuola di canto, senza mai essere stato in televisione, senza aver mai approcciato con quel mondo, è una cosa che mi ha messo tanto alla prova, devo essere onesto. Però mi ha fatto crescere tanto da tanti punti di vista, artistici, mentali, emozionali, di ogni tipo. Quindi è stata un'esperienza che sicuramente ha segnato la mia vita. Dal punto di vista personale, tornando alla metafora del titolo del disco, nella vita di tutti i giorni sei più un tipo da montagne russe o da brucomela? Montagne russe tutta la vita. Voglio sperimentare, cioè anche nella vita sono uno che gli piace fare cose nuove, voglio sperimentare, mi piace il brivido, anche l'ansia, l'adrenalina, mi piace tanto. Sono anche uno che riflette molto, quindi sono una persona abbastanza bilanciata, a volte sono fuori di testa e a volte sono un bravo ragazzo, ecco, che riflette molto sulle cose, che ci pensa 10.000 volte prima di dire una cosa, e invece in alcune giornate non me ne frega niente e dico quello che mi va di dire, faccio quello che mi va di fare senza pensarci due volte. Ok. Nel giro di un anno la tua vita è cambiata, noi ci siamo incontrati, come ti dicevo prima, lo scorso novembre in occasione dell'uscita di Rossetto. Sì. Già c'era stato il buon riscontro di Chiasso, ma piano piano il riscontro del pubblico è cresciuto. Certo. Fino ad arrivare ad oggi. È chiaro che intorno al tuo progetto c'è dell'hype, quindi ti chiedo come hai vissuto e come stai vivendo tuttora questa crescita importante. Guarda, la sto vivendo con molta testa. Devo essere onesto, entrare in questo mondo così veloce, con dei grandi successi, è difficile. E in molti casi ti può far montare la testa a pensare che sei indistruttibile e che hai fatto due successi su due, e quindi sei imbattibile, sei il più forte. Quando capisci che non sei più forte, che ci sono tanti artisti che comunque fanno questo lavoro come te e tante persone che lavorano a queste cose come te, capisci che ogni singola mossa deve essere fatta con la testa. Devi ragionare su ogni mossa, ogni piccolo particolare, e ogni passo costruirà il tuo futuro. Quindi ogni scelta che fai e ogni scelta che faccio sono scelte che poi mi riporteranno nel mio futuro. E molte volte sono anche, non puoi tornare indietro quando prendi una scelta. E ho capito che spesso e volentieri le nostre scelte sbagliate, tra virgolette, che possono esserci state, ci hanno portato ad essere dove siamo. E quindi doveva andare in questa maniera. È cambiata la tua vita, ma non solo. Negli ultimi mesi è cambiato il mondo intorno a noi. Certo. Ti chiedo con quale spirito hai affrontato queste ultime settimane. Sicuramente con uno spirito di rivalsa, di ritornare più forti di prima. La cosa che mi ha spronato di più, il fatto che un giorno sarebbe finita questa cosa, questo blocco, questa pandemia, e quindi che avremmo potuto riniziare a fare tutte le cose al meglio, e voglio che quando finisca del tutto questa cosa, voglio essere pronto al 100% per affrontare la mia vita e il mio percorso musicale al 100%, più di prima e meglio di prima, e di poter riabbracciare tutte le persone che non ho potuto vedere, tutte le persone che mi permettono di essere dove sono. Quindi è sicuramente una cosa che mi ha caricato molto, ed è stata anche difficile da affrontare, però mi ha caricato e ho cercato di guardare il lato positivo della cosa, perché alla fine senza questa cosa brutta non sarebbero accadute tante cose belle,
come amici speciali e come la nascita di questo EP. Come te la immagini un'estate senza concerti? Te lo chiedo sia da artista che da pubblico, da spettatore. Sicuramente un po' vuota, sicuramente manca qualcosa, però penso che la forza e la voglia di ritornare a farlo e rifare i concerti e ritornare a vedere la musica dal vivo sarà la forza più grande di tutti noi e sarà la cosa che ci spronerà e ci farà resistere fin quando non si potrà fare di nuovo. E al netto della confusione di tutto quello che sta succedendo, quali saranno le tue prossime mosse discografiche, musicali? Hai già in mente, immagino, sei uno che scrive tanto. Io sono veramente, penso di essere un grande sognatore, quindi ho un percorso ben fisso in testa, già da un po' di tempo cosa voglio fare, dove voglio arrivare. Ci saranno tante sorprese, te lo giuro, tante cose nuove, tanta musica nuova, tante vibes nuove, tante cose. Non ci fermeremo neanche solo alla musica. Vogliamo fare... Abbiamo il mondo davanti, siamo giovanissimi e non sognare sarebbe un grande peccato, secondo me. A fermare questa voglia di fare, fermare i propri sogni, penso che sarebbe un peccato. Quindi siamo sempre al lavoro per progetti nuovi, per cose nuove e per tantissime, tantissime nuove emozioni che spero che gli altri capiranno. E a proposito di sogni, tra i progetti di Random c'è il Festival di Sanremo? C'è, è una cosa che vorrei fare. È una cosa che vorrei tanto fare. Alcune persone mi hanno sconsigliato di fare, però io lo voglio fare perché è una cosa dove, secondo me, un artista come me, per quello che voglio a quello che voglio arrivare io, dovrebbe farlo. Quindi voglio farlo, voglio mettermi alla prova, sarà un'altra grande prova. Da come mi stai rispondendo significa che sei molto legato a questa kermesse, che hai dei ricordi, ovviamente. Certo, per me sono le cose essenziali della vita, cioè sono cose che devi fare, ma io vorrei fare. Non voglio avere rimpianti e rimorsi nella mia vita, quindi o la va o la spacca. Ok, per concludere Manuel, prima mi parlavi di avere ben chiaro un tuo target. Quindi ti chiedo, a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? La mia musica oggi si rivolge a delle persone, a dei ragazzi, a delle ragazze che come me hanno passato, stanno passando degli episodi in amore, belli o brutti che siano. Cerco di far rivedere le persone nelle mie canzoni, che ascoltando le mie canzoni rivedano proprio delle scene, dei momenti della loro vita, malinconici o felici. E vorrei arrivare a prendere un pubblico molto più grande, vorrei arrivare a prendere come i ragazzi, anche gli adulti, le persone più grandi, i bambini, voglio arrivare alle nonne, voglio arrivare a tutti, io vorrei arrivare a tutti con la mia musica, far emozionare tutti, far divertire, ridere, piangere tutti. Ringrazio Random per essere stato con noi, ricordo il titolo del tuo primo EP, EP d'esordio, Montagne Russe. Grazie mille. Bocca al lupo per questo progetto. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao.